Antonella e benvenuti a New Stars Notte. Siamo, ahimè, in occasione dell'ultimo appuntamento insieme, almeno per questa serie, e così abbiamo pensato di salutarvi in modo del tutto originale, un po' come avviene in genere con i grandi cantanti internazionali che ci propongono the best of. Anche noi vogliamo presentarvi il meglio di New Stars Notte. Insomma, abbiamo chiamato a raccolta i sei artisti più rappresentativi, coloro che insomma ci hanno colpito un po' più degli altri, che si sono già esibiti appunto nelle precedenti puntate, e questo diciamo è insindacabile giudizio della redazione, del nostro attento regista Antonio Fulgazzotto, e diciamo che un discreto zampino ce l'ho messo anch'io, insomma, per riavervi qui questa sera, per vedervi esibire di nuovo again and again qui direttamente nello studio 12 di Via Teulada. E allora, insomma, anche se il conduttore dovrebbe essere di solito super partes, io voglio vedervi in azione tra pochissimo, non prima del vostro grande applauso per introdurre la sigla. Questa musica nobile in compagnia di un cantante, compositore, tra l'altro so una bella curiosità su di te, perché tu hai partecipato a ben 4 brani del nuovo album di Tullio De Piscopo. Sì, ho avuto la fortuna di scrivere per il grande Tullio 4 canzoni e insomma è stata un'esperienza musicale straordinaria. E qui mi ricordo di te con questo brano dal titolo Mona Lisa. Insomma, Mona Lisa è sempre un po' la nostra Gioconda, rappresenta insomma poi l'emblema della bellezza universale, anche del mistero in qualche modo. Ma chi è per te la Donna Lisa? La Mona Lisa, la tua donna ideale, oppure insomma quella che hai, che devi trovare? Beh, ma uomo, donna, l'importante è un essere umano che abbia il coraggio di vivere sempre le proprie emozioni, poi va bene tutto. Noi ti lasciamo al pianoforte con il brano Mona Lisa. Ale. Alessandro Bellati. L'infinito perso nei cassetti, quindi non passa quello che vorresti che passasse, quello che vorresti che arrivasse. Ci vuole pazienza, meno arroganza, mentre il mondo dice boom. Cerco sempre qualche cosa di importante, poi mi guardo intorno e non c'è niente che valga la pena di valere pena. Quindi non cerco, anzi cerco di essere me stesso, medito e la vita prende gusto, vivo in un affresco, tanto fa lo stesso. Ma poi guardandoti impazzirò e all'improvviso ti bacerò. Sei bella come la Mona Lisa, sei dipinta dentro me, e completandoci sempre un po' ci metteremo una libertà. Sei bella come la Mona Lisa, sei dipinta dentro me. Tu mi fai stare bene, tu mi fai stare male, adesso mi ricordo che non so come sto. Trovo quello che mi capita per caso, la risposta trova la domanda, come una branda trova chi comanda. Quindi non trovo l'acqua e neanche se mi bevo il mare, ho solo bisogno di nuotare, trovo la corrente ma mi lascio andare. Ma poi guardandoti impazzirò e all'improvviso ti bacerò. Sei bella come la Mona Lisa, sei dipinta dentro me, e completandoci sempre un po' ci metteremo una libertà. Sei bella come la Mona Lisa, sei dipinta dentro me. Tu mi fai stare bene, tu mi fai stare male, adesso mi ricordo che non so come sto. Passa,
non trovo. Spendo tanto una questione di volume, di parole dentro una visione, dove l'occhio vince perde la passione. Quindi non spengo questo battito che sento dentro, consapevole di respirare, lascio la ragione, vivo l'emozione. Ma poi guardandoti impazzirò e all'improvviso ti bacerò. Sei bella come la Mona Lisa, sei dipinta dentro me. E completandoci sempre un po' ci metteremo una libertà. Sei bella come la Mona Lisa, sei dipinta dentro me. Tu mi fai stare bene, tu mi fai stare male. Tu mi fai stare bene, tu mi fai stare male. Tu mi fai stare bene, tu mi fai stare male. Adesso mi ricordo che non so come sto. Grazie. Davvero un grande musicista, compositore. Ti ringraziamo per questo brano, perché abbiamo insomma capito anche un po' il potere della musica, la musicoterapia in questo caso. Tutti abbiamo cambiato il nostro umore, eravamo tutti a ballare, a canticchiare questo tuo brano molto orecchiabile, che è stato poi tra l'altro in rotazione musicale nelle principali emittenti appunto che riguardano musica. Poi questo video ci ha insomma divertito ancora di più, ci fa capire che insomma la bellezza, la perfezione assoluta poi non esiste. Assolutamente, assolutamente sì, proprio così. Grazie ad Alessandro Bellati. Grazie.